Ciao ragazzi, oggi torno a parlare dello strumento Microsoft SQL Server Manager Studio, che è lo strumento che ci permette di accedere a database basati su SQL Server e nello specifico oggi parlerò di uno strumento di gestione dei dati che sono le function. Le function sono di diversi tipi, SQL Server supporta diversi tipi di function e le function sono lo strumento che ci permette di programmare il nostro database facendo in modo che ci vengano ritornate delle informazioni specifiche a seconda delle varie necessità. Ad esempio, io potrei avere la necessità di estrarre dati a fronte di parametri che vengono passati, che non sono semplicemente parametri di where che io vado a scrivere in un costrutto, ma sono magari parametri che a fronte del valore che viene passato deve essere estratto una determinata informazione o un'altra determinata informazione. Ma la function, quindi abbiamo detto che è uno strumento per programmare il nostro database. All'interno dei database, tra le varie tab disponibili, ne abbiamo una appunto che si chiama programmabilità. La programmabilità include ovviamente non solo le function, anche stop procedure, trigger e altro, ma in questo momento noi troviamo un'area che si chiama function. All'interno di function noi possiamo trovare function già create, di default, che sono le function di sistema, e le function di sistema sono tutte quelle function che voi avete utilizzato per poter estrarre informazioni. Se io adesso vado ad aprire le function di sistema, ad esempio, abbiamo delle suddivisioni e tra le varie possibilità abbiamo ad esempio le function di aggregazione che contengono il min-max. Quindi quando voi fate select max, nome campo, as, eccetera, eccetera, from, where, goodbye, in realtà state usando una function di sistema della suddivisione aggregazione. Ogni qualvolta noi andiamo a utilizzare una determinata function di sistema, possiamo, prima di utilizzarla, andare a cliccare sul più e andare a leggere quelli che sono i parametri che la function stessa si aspetta. Si aspetta un parametro in input e ritorna un parametro in output, ad esempio la funzione max, la function max. Ci sono poi altre funzioni, ad esempio se io vado a prendere una funzione di testo, io ho la possibilità di andare a lavorare sui vari tipi di testi, oppure ci sono funzioni di tipo data e ora, quindi dateAdd, che è una delle funzioni che viene utilizzata per lavorare le date, mi permette di inserire un tipo di informazione che serve a dire cosa vogliamo aggiungere alla data, quale incremento vogliamo fare e ritorna un dateTime. Quindi all'interno delle function di sistema noi possiamo leggere tutte quelle che abbiamo a disposizione e per ognuna di esse possiamo leggere quelli che sono i parametri necessari per poter utilizzare quella function. Una caratteristica di tutte le function che abbiamo visto adesso riapro anche il max, è che oltre a passarmi a richiedermi dei parametri in input, mi ritornano sempre un parametro. Quindi le function sono strumenti che programmano il nostro database e che ci permettono di ritornare una determinata informazione. Ma quali sono i tipi di function che, oltre a quelle già esistenti, che sono le function di sistema, quali sono i tipi di function che noi possiamo creare? Noi possiamo creare tre tipi di function, delle function definite scalari, delle function definite inline e delle function definite multi-statement. Dove trovo questi tre tipi di suddivisioni e che differenze ci sono tra tutte e tre? Nel momento in cui io decido di costruire una function, trovo le prime due scelte sottostanti che si chiamano table valued o scalar valued. Scalar valued è le funzioni scalari, corrispondono alle funzioni scalari. Le funzioni scalari sono quelle funzioni che ritornano un solo valore. Quindi, ad esempio, concettualmente la funzione max è una funzione scalare perché mi ritorna un valore. Io estraggo il massimo da n numeri, ma mi ritorna sempre un solo valore. Le funzioni inline, invece, sono funzioni che ritornano il risultato di una select.
Quindi io posso creare una funzione inline che mi ritornerà un set di dati basato concettualmente sul costrutto select. Il multistatement è un tipo di funzione che ritorna una table, una tabella. Abbiamo già visto che vi è la possibilità di creare variabili all'interno degli script e tra le varie tipi di variabili che abbiamo visto le variabili di tipo table. Ecco che il multistatement è il tipo di funzione che mi ritorna delle tabelle. Come faccio a costruire una funzione scalare, una funzione multistatement o una funzione in linea? Io vado semplicemente a selezionare quello che è l'aggregatore che mi interessa, quindi se voglio le scalari punterò a questo, se volessi un linea multistatement punterò a questo, e con il tasto destro del mouse clicco. Automaticamente la macchina mi propone un new, il new che corrisponde al tipo di funzione che abbiamo scelto. Se mi posiziono su scalari mi propone il new scalar, se mi posiziono sull'altra opzione mi propone l'inline o il multistatement. Attenzione che ognuno di essi ha un costrutto diverso. Partiamo dal scalare. Io vado a dirgli di crearmi una nuova funzione scalare. Nella nuova funzione scalare la macchina mi prepara già l'architettura che mi serve. Quindi mi setta quelli che sono due parametri di default, mi permette di avere il create function e l'handle go, che sono la creazione e la chiusura delle funzioni scalare. A destra mi permette di inserire il nome della funzione che io dovrò andare ad utilizzare, quindi quando l'avrò costruita andrò a fare una select star from questo nome e dopo il nome della funzione la macchina di default mi mette due parentesi aperta, tonda e chiusa, tonda. All'interno di queste parentesi noi dovremo inserire i parametri di input che la funzione si aspetta. Ritorniamo un attimo ad esempio sulla funzione di sistema max. La funzione di sistema max ci ha permesso di andare a... Di sistema max ci ha permesso di andare a vedere che si aspettava in input un'informazione e di ritorno mi ritorna una determinata altra informazione. Ecco che il parametro che la funzione max si aspetta in input è quello che noi nella nostra funzione scalare dovremo mettere tra le parentesi rotonde. I parametri all'interno delle parentesi rotonde si nomenclano con let all'inizio, quindi adesso lo chiamo mio parametro e dopo si aspettano che venga definito il tipo di quel parametro. Io adesso lo dichiaro un parametro nvarchar di 10. Quindi la mia funzione scalare si aspetterà in input un determinato tipo di parametro. Siccome è una funzione che ritorna un valore solo, sottostante la macchina si aspetta che io vada a definire quello che è il tipo di ritorno che la funzione scalare deve darmi. Quindi la mia funzione scalare che cosa mi deve ritornare? Mi deve ritornare un intero? Mi deve ritornare un valore n varchar? Mi deve ritornare cosa mi deve ritornare la mia funzione scalare? Io lo posso andare a definire in questa posizione. Quindi io magari decido che mi ritorna una funzione, un risultato di tipo nvarchar, quindi mio risultato nvarchar di 10. Sotto la macchina si aspetta che venga definito cosa la funzione deve fare, quindi all'interno della begin e end che abbiamo detto essere i costrutti che indicano l'inizio di un codice e la chiusura del codice stesso, noi possiamo andare a definire variabili, possiamo andare a impostare delle select che fanno determinate elaborazioni e poi dobbiamo assolutamente andare a indicare quello che è il risultato che la funzione deve ritornare all'esterno. Io adesso non sto a costruire tutta una funzione scalare, ma vi faccio ad esempio vedere una banalissima funzione scalare.
Questa funzione scalare ha chiesto, si chiama età, ha chiesto in input due variabili, data di oggi e data di nascita, mi ritorna un tipo di valore intero e assolutamente all'interno del begin end è stato solo impostato un return, cioè torna indietro, uso un'altra funzione di sistema che calcola la differenza tra la data di oggi e la data di nascita e la ritorna in tipo giorni. Quindi la funzione scalare età mi ritorna un tipo intero che sarà il risultato della differenza tra la data di oggi e la data di nascita che mi vengono passate in input. Un'altra funzione di tipo scalare potrebbe essere questa. Cosa fa questa? Ha tre variabili, scusate, in input di tipo intero, codice prodotto, data di inizio e data di fine. Mi va a dire che il ritorno sarà un float, dichiara una variabile in memoria, variabile ovviamente che vive all'interno di questa function, esegue una determinata select, andando a fare delle elaborazioni, e va a sfruttare nel where quelle che sono le variabili di input che sono state inserite. Quindi codice prodotto uguale a product key e la data di ordine inclusa tra le due date che vengono passate. Il risultato calcolato perché il fatturato, che è la variabile che verrà ritornata all'esterno, è la somma delle moltiplicazioni tra l'ordine e tra le quantità ordinate e il prezzo. Quindi la macchina fa la select andando ad utilizzare le variabili di input. Il risultato lo moltiplica, le due colonne vengono moltiplicate e i vari risultati vengono sommati. Il risultato dell'elaborazione matematica viene messo in una variabile fatturato che è stata dichiarata prima e la funzione mi ritorna lo specifico fatturato. Questa function calcola il fatturato di un determinato prodotto in un determinato periodo. Se questo video vi è piaciuto, vi interessa approfondire gli argomenti delle funzioni, noi abbiamo visto in questo solo le funzioni scalari, contattatemi, lasciatemi un like. O comunque condividete. Grazie. Ciao.